Sai come si fa, no? Buonasera. Buonasera. Grazie di questa affettuosa accoglienza. Buonasera. La panoramica da qui è abbastanza impressionante. Dunque, gentili amici, signore e signori, io farò una chiacchierata. Non ho capito da Bruna. C'è Bruna? Bruna, faccio solo la chiacchierata o c'è anche qualche domanda? Come usa? L'hai fatta? Vediamo come quali sono gli usi. Avanti il verde? Sì. Quali sono gli usi locali? Non ci sono. Va bene, allora solo la chiacchierata. Facciamo una chiacchierata su questo momento drammatico, importantissimo, che ha influito sulle vite di tutti noi per i secoli, comprese le nostre, soprattutto in questo paese, che è il passaggio dall'epoca classica, che possiamo anche dire pagana, all'epoca cristiana. Passaggio non breve, passaggio durato tre secoli, possiamo dire, un po' arrotondando. Se si considera la data d'inizio l'anno zero convenzionalmente considerato, per cui siamo nel 2022 l'anno zero e eh, come, come data di arrivo di un primo arrivo il 313 quando l'imperatore Costantino rende lecita la religione cristiana, cioè la ammette tra i culti consentiti, cosa che fino a quel momento non era possibile, dato che i cristiani erano considerati portatori, cito testualmente da Tacito, di una nefasta superstizione. Atei erano considerati atei e nemici dello Stato. E questo giustifica, spiega, spiega le persecuzioni delle quali furono oggetto. Loro si rifiutavano di bruciare un granello di incenso davanti all'immagine dell'imperatore dicendo che era un gesto idolatrico, sacrilego e che non potevano farlo, si rifiutavano di fare quello che oggi si chiamerebbe il servizio militare, alle volte addirittura rifiutavano le proprie generalità, consideravano il giorno, il giorno del martirio veniva considerato il giorno della nascita, insomma avevano una quantità di usi, credenze, fedi, che stravolgevano completamente quella che era stata la religiosità romana, la quale, attenzione, bisogna tenere conto che la religiosità romana era un intreccio molto forte di spiritualità, esigenza spirituale, protezione da parte degli dei come ogni religione ma anche patriottica, era fortemente intrisa di patriottismo. I cortei trionfali al ritorno da qualche guerra in Oriente attraversavano la via sacra e salivano al Tempio di Giove Ottimo Massimo, che è un po' anche la religione cattolica. La confessione cattolica all'interno della religione cristiana ha un po' ereditato questo, perché quando il Papa si è fatto sovrano, sovrano non dei cieli ma di questa terra, addirittura reclamando un potere superiore a quello dell'imperatore, abbiamo studiato tutti a scuola i contrasti, le guerre tra il papato e l'impero e ce le ricordiamo e Quindi il Papa si è fatto, si è fatto a sua volta imperatore al, al punto da prendere dagli imperatori uno dei loro titoli, quello di Pontifex Maximus. L'imperatore era anche un capo religioso e il Papa di fatti diventa sommo pontefice, che è la traduzione esatta di quel titolo. <ride> Tra l'altro permettetemi di dire, io vi ricordate tutti, credo, il, il famoso interrogatorio di Pilato a Gesù, quando Pilato, che era rimasto scosso dal fatto che al suo arrivo a Gerusalemme Gesù fosse stato acclamato da alcuni fedeli al grido di re. E Pilato gli chiede, come vi ricordate, ma tu sei re? E Gesù risponde, sì sono re, ma, no, ma il mio regno non è di questa terra, cosa risposta che agli occhi di un procuratore romano non ha nessun significato. Quello gli chiede, tu sei re perché lo vuole portare sul terreno politico, perché se quello risponde, sì sono re, scatta immediatamente le... La condanna a morte, alto tradimento, attentato alla Costituzione, diremmo oggi. Invece quello risponde in una maniera che alle orecchie rozze, di diverse spiritualmente, di un procuratore romano non ha senso. Sì, sono re, ma il mio regno non è di questa terra. Ma che vuol dire? Ma che vuoi dire? Ma che significa? Ecco, comunque, qualunque cosa si significhi, pensate... Che differenza c'è tra la risposta di Gesù allora davanti a Pilato, sì, ma non è di questa terra e il Papa, i pontefici romani che si fanno re, re davvero di questa terra. Non si può. Questa è una cosa che mi ha sempre questa contraddizione tremenda che c'è tra l'origine di quella, io non sono cattolico, di quella religione e. Il modo in cui è stata declinata dai pontefici è sempre una cosa che mi ha sempre suscitato curiosità e anche e ne ho parlato con, anche con qualche sacerdote cattolico, però nessuno mi ha mai dato una risposta veramente soddisfacente. Perché la contraddizione non si risolve, c'è. Cioè e allora. Davanti a questo eh, Costantino dimostra un coraggio per tornare all'inizio del IV secolo, Costantino dimostra un coraggio straordinario perché si calcola che la popolazione dell'impero allora fosse di circa 70 milioni di abitanti. Di questi 70 milioni solo una minoranza infima all'inizio del IV secolo si professava cristiana. E Costantino ha il coraggio di ammettere questo culto, mossa politica eccezionale, di ammettere questo culto tra quelli leciti. Perché, al contrario dei suoi predecessori, dei suoi colleghi imperatori di prima che temevano questa setta, lui dice: No, questa setta ci può aiutare perché questi sono così ferventi così professano con tale profondità di sentimento questa religione che può essere utile all'impero averli dentro invece che averli fuori, che è un ragionamento politico di primissima qualità, ma comportava dei rischi, perché i cristiani erano una minoranza poco più che insignificante. Comunque, lì comincia la storia, comincia tutta un'altra storia, eccetera, eccetera. Io mi sono un po' lasciato andare perché è una storia che mi affascina enormemente, però devo dire che questo libro ha anche uno scopo pratico, diciamo, è anche un po' a suo modo, in maniera molto mediata, una guida di Roma, cioè di quei luoghi che rappresentano a saperli guardare. Cosa che non succede quasi mai, a saperli guardare rappresentano, racchiudono il momento del passaggio e vediamo se è vero quello che mi hanno detto, che spingendo il verde, spingendo, ah beh, è vero. <ride> Ho spinto il verde e è venuto il Panteon. Perché ho messo come prima immagine questa del Pantheon? Perché vedete, il Pantheon è il più grande tempio rimasto, avvenuto a noi dalla romanità, intatto. L'unico tempio pagano, tra virgolette, arrivato intatto fino a noi, per il fatto che molto presto, addirittura all'inizio di quel IV secolo, appena il cristianesimo... Eh, Venne fatto, venne trasformato in chiesa cristiana, spogliato dei suoi simboli pagani, delle sue divinità, delle statue, e trasformato in chiesa. E questo ne ha garantito la salvaguardia. Per cui è lì con questo pronao imponente, quella cupola, che è un miracolo architettonico in sé, quella cupola con l'oculum, il buco in mezzo. È, è un, un, perché è una cupola di diametro adesso non me lo ricordo bene lì c'è scritto di un diametro enorme quindi pensate fare quella cupola con gli strumenti la tecnologia e l'energia di allora tutta animale tutta muscolare quindi le difficoltà furono enormi e per fortuna ci è rimasto e ci è arrivato intatto L'unica spoliazione degna di nota l'hanno fatta i papi, il Papa Urbano VIII Barberini, che non andava troppo per il sottile, perché gli serviva il bronzo per fare dei cannoni, parliamo del Cinquecento, e fece portare via tutti i giunti di bronzo che legavano le travi del tetto bellissimi li fece portare tutti, li fece fondere e ne fece cannoni. La leggenda dice che anche Bernini ne utilizzò una parte per fare le colonne tortili del baldacchino in San Pietro, ma i più recenti studi lo, lo smentiscono. E poi abbiamo purtroppo questa fotografia rende e non rende, non rende abbastanza. Vedete? Questa, questa stranissima costruzione si trova a, ai fori lungo la via sacra. Il colonnato del pronao affaccia proprio sulla via sacra. È un tempio dedicato ad Antonino Pio, imperatore della dinastia degli Antonini, dunque secondo secolo, e sua moglie Faustina. Una coppia di persone molto per bene, oso dire molto per bene, due, due proprio esemplari nel comportamento. E tra l'altro, una coppia anche dal punto di vista unita. Insomma, dopo quando il cristianesimo si eh, affermò, Dentro quel tempio, in parte smantellato e mantenuto soltanto per le mura perimetrali e il coronato frontale, boom, venne calata una chiesa cristiana. Ecco, questo monumento è proprio un simbolo tra i più forti di che cosa fosse la sovrapposizione dei simboli edifici cristiani ai vecchi edifici pagani. O classici. Questo è proprio. Tra l'altro, quella chiesa lì si chiama San Lorenzo ad Miranda, Miranda. Se andate a Roma, fateci una visita perché si entra da, da dietro, da Via dei Fori Imperiali, che sarebbe l'opposto della facciata che vediamo. E però, poi si percorre tutta la navata e si arriva ad una porta. Che è aperta affaccia con una vista vertiginosa sui fori ed è una cosa che anche chi ci è abituato, io l'ho visto tre o quattro volte: insomma, un piccolo turbamento lo produce sempre, anche nella ripetizione: tra l'altro, quella chiesa è la sede se in sala c'è qualche farmacista o speciale, quella è la sede, vedo che una signora lei è farmacista? Eh, lo sa, però, ecco, lo, sa, lo sapeva già, quella è la sede del collegio dei farmacisti Aromatoriorum, si chiamano degli aromi. Beh, è una definizione medievale. Oggi gli aromi nei farmaci non ci sono più, ci sono le pasticche e le gocce. Devo bere ogni tanto perché si secca la gola. E qui arriviamo ad un capitolo vertiginoso. Questa è la colonna traiana che è sormontata dalla statua di San Pietro, ipotetica, perché come fosse San Pietro non lo sa nessuno, così come... Questa immagine di San Paolo che, che l'editore in audi ha messo in copertina e che io ho approvato, è molto bella, questa è la statua di San Paolo che si trova sopra al colonnato del Bernini a piazza San Pietro, sapete ci sono tutte quelle statue. Ecco, quella più vicina alla chiesa sul lato sinistro è San Paolo, che non era per niente così. Questo è un omone vigoroso, con tanti capelli. San Paolo era calvo, piccolo, tozzo, gambe arcuate, dotato di un'energia fisica strepitosa. Si fece a piedi da Gerusalemme, a parte il tratto in nave da Gerusalemme ad Atene, cioè immaginate in quelle strade, arrancando. Dicevo, quella è la colonna coclide sormontata da San Pietro. Coclide vuol dire che è la colonna traiana: è fatta a spirale come una conchiglia, e quelle, quelle sculture che la cingono fino alla cima sono le imprese di Traiano, grandissimo imperatore sotto il suo regno, sotto il suo impero. Il territorio del, del romano raggiunse la sua massima estensione, quindi un personaggio grandioso. Ed è insieme a un'altra colonna che credo segua, eccola qua, questa è un'altra colonna che è la colonna di Nerone o Antonina, che si trova questa seconda in piazza Colonna per l'appunto come dice la parola, che è quella piazza che è fronteggiata di, da questa parte, da Palazzo Chigi, che è la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E questa colonna, altra colonna cogride, è sormontata dalla statua di Paolo, quello a Pietro e qua a Paolo. Pietro e Paolo, che sono i due santi protettori eh, si dice così credo della città così come in epoca classica erano Romolo e Remo poi Romolo e Remo e sono arrivati Pietro e Paolo Roma ha questa, tra le altre meraviglie ha queste due colonne coclidi che nessun'altra città al mondo ha perché Parigi ha una colonna coclide se voi conoscete Parigi, a Place Vendôme c'è una colonna coclide, però non è in marmo, è in bronzo e venne fatta con il fondendo i cannoni che Napoleone nel 1805, nella famosa battaglia di Austerlitz contro l'esercito austriaco che venne sbaragliato, Napoleone sequestrò, vinse, raccolse tutti i cannoni, li fece fondere e si fece fare la colonna di Place Vendôme. Dunque risale all'inizio del XIX. Queste ci hanno 25 secoli insomma, di storia, insomma, tutta un'altra faccenda. Ebbene, queste, queste, queste colonne mi commuovono perché. Perché pensate che cosa fu? Eternare nel marmo con quella difficoltà di seguire la rotondità di un fusto delle imprese militari. E anche qui, con l'avvento, se uno le guarda, si accorge che con l'avvento della nuova religione, bom, Pietro e Paolo sopra le colonne di Antonino, degli Antonini e di Traiano. Vedete, quando alle volte noi diciamo che il dittatore turco Erdogan ci offende facendo della chiesa di Santa Sofia che era nata cristiana e poi era diventata un museo e adesso è ridiventata moschea, la verità è che chiunque prenda il potere tende non soltanto a mettere le sue persone lì, ma anche a abolire i, sim, i simboli le simbologie del passato e a sostituirle con le proprie. Pensate che cos'è oggi quella che si chiama cance, cance, cancel culture, la cultura della cancellazione. Un'espressione che mette paura solo a dirla, ma come? Tu vuoi cancellare, la vuoi abbattere la statua di Cristoforo Colombo a New York perché poi il continente americano venne sfruttato, gli schiavi, eccetera, ma che c'entra Cristoforo Colombo con tutto questo? Lui è l'autore di una gigantesca, anche se semi-fortuita, impresa. E merita di stare dove sta. Churchill non lo vogliamo più vedere perché lui in India, certo, Churchill in India si comportò malissimo, ma Churchill è un gigante che ha guidato il suo paese nella lotta vittoriosa contro il nazismo, sotto bombardamenti devastanti che costringevano gli inglesi a dormire per mesi. Nelle gallerie della metropolitana. Quindi la cancel culture è comunque. Qualche, un paio d'anni fa al foro italico a Roma, ex foro Mussolini, c'è un obelisco un monolite marmo di Carrara, bellissimo, con la scritta Mussolini, Mussolini Dux. E allora ci fu un, uno, una donna. Autore che disse bisogna abbatterlo ma come bisogna abbatterlo figuratevi se io posso essere fascista questo lo metto come premessa ma, ma come, come sarebbe a dire abbatterlo quello è un segno è la storia abbiamo passato quei vent'anni con Mussolini e Dux quindi che vuoi togliere vuoi cancellare un vent'anni di storia levando quell'affare è, un, è una sciocchezza però come vedete è una sciocchezza che si è più volte ripetuta nei secoli. Quindi io questo è un dettaglio della colonna, io quindi esorto alla tolleranza, alla calma, a cercare di riflettere su quello che accade. Come diceva Virgilio, vi ricordate, questo anche a scuola ce l'hanno insegnato. Felix chi può tui trerum conoscere causas, felice, chi può cercare di capire quali sono le ragioni delle cose. Allora se tu cerchi di capire quali sono le ragioni delle cose e alzi gli occhi da quella che è l'attualità, la cronaca di ogni giorno, qualche barlume ti viene. Qualche barlume ti viene. Obelischi, capitolo magnifico, eh, gli obelischi, Roma è la città che ha 12 o 13 obelischi a seconda di come si contano, tutti portati dall'Egitto, quindi monumenti originali, vecchi di 25 secoli, 27, portati dagli imperatori, il primo da Augusto, poi tutti gli altri, vi Nerone. E poi, però, dopo i barbari, il declino, Roma, erano per la gran parte caduti e cadendo, data la loro struttura. Obeliscos in greco vuol dire spiedino, data la loro struttura, anche se sono di granito, che è un marmo durissimo, cadendo, si erano, erano andati in pezzi. Fino a quando arrivò Papa Sisto V il quale regnò poco, 5 o 6 anni, però era anche lui dotato come Paolo di Tarso, di una energia, il quale disse rialzate quegli obelischi e li fece rialzare e ricollocare su dei piedistalli ed è leggendaria, leggendaria l'operazione. Di quello di Piazza San Pietro che tutti voi conoscete o per visione diretta o, o dalle fotografie, perché quello giaceva in tre pezzi nel vecchio circo di Nerone che si trovava, guardando l'attuale basilica alla sua sinistra, giaceva per terra con le ere e la vegetazione che l'aveva. Allora si trattava di rimettere insieme i tre pezzi che oggi magari sarebbe molto più facile. Rimettere insieme i tre pezzi. Trasportarlo dalla posizione orizzontale fino a Piazza San Pietro, che non era un gran tragitto, saranno stati 600-700 metri, non so bene, ma insomma non tanto. Poi lì arrivato si trattava di metterlo dritto, alzarlo. In modo tale che fosse più alto del basamento e poi da quell'altezza farlo cadere a perpendicolo perfetto sul basamento. Oggi, con le gru che ci sono, l'energia che per ora c'è, sarebbe un'impresa impegnativa. Ma ab abbiamo raddrizzato la nave, la Costa Concordia, che. che Figurarsi se non si può raddrizzare un obelisco, ma dobbiamo pensare che nel 500 l'unica forza disponibile era quella dei muscoli, dei cavalli e degli uomini, e ovviamente gli organi che demoltiplicano il peso. Un'operazione. Domenico Fontana, l'ingegnere, studiò mesi, povero uomo, per cercare di capire. Quanto doveva essere alta l'incastellatura, quanti cavalli, quanti argani, quanti uomini, eh? e riuscì nell'impresa e quel giorno, quei giorni, perché ci vollero parecchi giorni, quel vecchio obelisco che adesso sta in piazza San Pietro venne preso, portato, eretto, alzato bom, e collocato sul piedistallo pare c'è una bella leggenda che vi voglio raccontare breve. Pare che durante quando l'obelisco venne alzato per essere... la tensione delle funi era così forte che cominciarono a fumare e c'era pericolo che prendessero fuoco. Ma lei sa tutto perché dice sempre sì. <ride> allora, è, è, esca da questa sala. <ride> Si sta annoiando. E pare, dice la leggenda, la dico, mi autorizza. Dice la leggenda che un marinaio genovese, c'era un ordine severissimo, avevano dato un ordine severissimo perché i comandi erano dati con i megafoni. Ah, all'aria! e doveva regnare il, più, il totale silenzio perché se no vi immaginate se i cavalli cominciavano a tirare troppo da una parte troppo poco una mole di decine di tonnellate se si imbarca poi non la, non la tiene più allora in questo silenzio dove si sentiva solo, dicono le cronache il cigolio degli argani quando le corde fumano un marinaio genovese Grida acqua ah, le corde! Perché aveva capito che se andava avanti così bruciavano. E allora vedo lì un pompiere che si sta già preoccupando <ride> di questa possibilità. Ecco, e allora la cosa andò felicemente. Però, e qui vi voglio far vedere la cosa, ecco, vedete? Pio Sisto, Papa Sisto non fece tutto questo gratis. Come era successo alle colonne coclidi, così è successo agli obelischi che vennero anch'essi cristianizzati con il simbolo del papato, una rosa dei venti che espande il messaggio cristiano in tutte le direzioni e la croce. Cioè anche questo è un segno di appropriazione e se voi avete la pazienza di leggere L'iscrizione che sta per esempio in quella a San Giovanni, un obelisco magnifico, uno dei più alti. L'iscrizione che sta nel basamento c'è scritto: questi obelischi, per simbolo pagano portati a Roma vennero eh, dedicati ad una più grande e dignitosa religione per volontà di Papa eh, Sisto V, eccetera eccetera. Quindi anche anche questo segno del passaggio. Poi questo è il Colosseo in una stampa non bellissima, eh, che ha la storia che ha, però vale la pena di sapere qualche cosa di più, perché il nome del Colosseo, il vero nome è Anfiteatro Flavio, era un teatro, anfiteatro, circo, dei Flavi, i Flavi biondi. Era stata una dinastia breve romana, cominciata con Vespasiano e proseguita con i suoi due figli Tito e Domiziano. Prendono il potere Vespasiano, eh, che è quello che ha inventato i gabinetti pubblici, non è che lo ricordiamo solo per questo, ma insomma eh, è un, un dettaglio pieno degno di nota. Vespasiano va al potere dopo la morte di Nerone, Nerone si suicida nel 68, Vespasiano dopo qualche mese di grande tumulto in cui in un anno si susseguono tre imperatori che si ammazzano tra di loro una cosa terribile, va al potere nel 69, regna poco. Perché poi eh, è appena insediato, stava facendo la guerra in Giudea contro una rivolta dei Giudei, deve tornare a Roma per salire sul trono, lascia, affida il comando della guerra in Giudea a suo figlio Tito. A suo figlio Tito, che è quello che poi sotto il quale sarà completata la distruzione del Tempio famosa, per cui il giudaismo dei sacerdoti e del Tempio contito nel 70 d.C. finisce. Non c'è più il Giudaismo del Tempio, comincia il giudaismo rabbinico, che è tutta un'altra cosa ma sulla quale sorvoliamo, perché se no sono già le dieci meno venti. E poi ci sarà Domiziano, insomma. Però perché ho messo il Colosseo? Perché vedete, per questo anfiteatro gigantesco, e oggi ne abbiamo il rudere, sapete che c'è una famosa battuta che pare vera, storica, che dopo la liberazione di Roma nel 44-900, due americani passano in chip. Sotto al Colosseo è uno dei due, il più ingenuo, chiede all'altro Oh mio Dio, abbiamo bombardato anche questo. <ride> Perché è un magnifico rudere, ma un rudere. Dove c'è il Colosseo? Prima c'era il lago della Domus Aurea di Nerone. Un lago grande con tutti i boschetti sulle cose popolati da fiere, il lago pieno di, di uccelli acquatici e di pesci e poi arrivano i flavi, colmano, chiudono il lago, seppelliscono la domosaurea, cosa che torna a nostro vantaggio perché poi rimasta sottoterra in parte si è conservata, ma questa è un'altra storia. Colmano la, la, la conca del lago e ci costruiscono sopra il Colosseo. Quindi quei film americani dove si vede Nerone al Colosseo sono una stupidaggine perché Nerone, quando viene fatto il Colosseo, era già morto da parecchio. Oh, questo capoccione è la testa di Costantino che si trova in Campidoglio. Vedete un uomo che. Con quei grandi occhi, doveva avere una volontà di ferro. Presiede il più importante concilio, il primo grande concilio della religione cristiana, che si svolge nel 325 a Nicea, dove si tratta di. Vado nel dettaglio o oh, sorvolo, lo racconto. No, perché io non voglio annoiare, siccome tendo, se mi fate segno io taglio. A Nicea si trattava di sconfiggere un'eresia, una delle prime eresie che, che molto preoccupavano le nuove autorità cristiane, Ario, che era cristiano, dice, aveva avanzato questa teoria. Se Gesù è figlio di Dio ed è stato generato da Dio, che è eterno, dunque Dio è eterno. Gesù viene generato, dunque nasce, come ognuno di noi, dunque è un Dio di un pochino più limitato che era un'obiezione non del tutto destituita. E questi padri del concilio di Nicea dibattevano accanitamente, perché quando si costruisce un'ideologia o una religione ci sono molte cose da discutere. E Costantino, che era un genio politico, li mette, mette fine alla disputa condannando Ario facendo condannare Ario. Pensate che Costantino non era nemmeno battezzato e presiede un concilio come un papa, lui si farà battezzare solo sul letto di morte, per prudenza. E fa condannare Ario e inventa quella formula che i cattolici ancora oggi ripetono con sostanziali spatri della stessa sostanza del padre, con quell'aggettivo homoousios in greco, consustanziale, della stessa sostanza, come si fa nei congressi politici, lui mise d'accordo le due cose. Sì, è vero, quello sarà, quello nasce, nasce come uomo, non come Dio, in primo luogo, e poi comunque sono padre e figlio della stessa sostanza. E lì andò bene, e Ario no, si la dette a gambe. E qui arrivo all'ultima cosa perché poi vi voglio leggere due cose che mi paiono carine. Questo è Marco Aurelio. Prima avevamo cominciato dicendo che il Pantheon è l'unico grande edificio sacro pagano arrivato intatto. Questa statua è l'unica statua equestre arrivata intatta fino a noi, si trova in Campidoglio, all'aperto c'è una copia decorosa fatta al laser, l'originale si trova all'interno per ragioni ovviamente di inquinamento e, ed è bellissima, anzi vi dirò di più, forse è più bella all'interno, se andate a Roma andate a vedere perché vale la pena, io la prima volta che l'ho vista entrando l'avevo sempre vista sulla piazza. La prima volta l'ho vista entrando all'interno in un bellissimo ambiente che è stato costruito. Sono rimasto così perché all'interno fa ancora più impressione che all'esterno, dove si perde un po'. Invece all'interno è proprio. Perché è arrivata intatta fino a noi? Unica statua equestre. Perché venne scambiata per la statua di Costantino. Venne trovata nei territori lateranensi, accanto alla vecchia basilica laterana, che, è la, che è la proto, non è San Pietro la protobasilica cattolica, è San Giovanni la protobasilica, c'è scritto davanti, madre di tutte le chiese, dell'urbe e del mondo, perché le cose siano chiare. Ma i territori lateranensi appartenevano alla moglie di Costantino e dunque quella stata, diciamo, se stava lì doveva essere, della moglie di Costantino, dunque quello sarà Costantino. E si salvò. Invece poi si è scoperto che era di Marco Aurelio, ma intanto l'apprezzamento nei confronti dell'antichità era diventato un po' più accurato, non sempre, ma insomma, in generale, e quindi noi abbiamo questa meraviglia di questo grande imperatore col quale chiudo il libro perché io ho nei suoi confronti un vero affetto. Lui era un uomo illuminato, uno dei pochi uomini politici che riescono a, a conservare, esercitando, pensate, il poli... era un imperatore, esercitava il potere legislativo, il potere militare, il potere esecutivo cioè aveva una somma di responsabilità spaventose, eppure la sera si metteva lì sotto la tenda anche durante le campagne militari e scriveva i suoi, le sue riflessioni. Immaginatevi uno di oggi che la sera scrive le sue riflessioni, arrivato dopo i litigi. E fece un solo errore, Marco Aurelio. Tutta la dinastia degli Antonini, che comincia con Nerva e tutto il secondo secolo, e finisce con lui, le successioni da un imperatore all'altro erano sempre avvenute per adozione. L'imperatore in carica adocchiava uno in gamba, un generale, un console, e gli diceva, io ti affidio. E lo faceva suo erede e la felicità della dinastia degli Antonini, che è stata la più bella, la più gloriosa della storia di Roma, si deve anche al fatto che la successione non era per sangue ma per adozione. Pensate quante dinastie regali, imperial regge nella storia europea sono finite malissimo perché per via che i figli non erano all'altezza, no, dei padri. Dicevo, lui là, il, il buon Marco Aurelio, fece il solo errore di nominare erede suo figlio Commodo, che era un ragazzo per bene, ma venne traviato dall'ambiente di corte, diventò, abusava di droghe, faceva... Qualcuno di voi ha visto il film Il gladiatore, con Russell Crowe? Ecco, l'uomo che uccide Russell Crowe alla fine è Commodo, il figlio di, nella finzione cinematografica, il figlio di Marco Aurelio. Quello fu un errore, una debolezza di un uomo così saggio, così bravo, pieno di pensieri alti, di pietà, di pietà, fece l'errore di... No, stavo cercando al volo se trovavo qualche cosa un, per dirvi vabbè, ma poi lo potete leggere se qualcuno vorrà c'era una sola cosa adesso non era quello che volevo ma mi è capitato sotto gli occhi eh, a pagina 281, eh, lui non aveva grande simpatia per i cristiani, perché gli dava fastidio, lo riteneva un esibizionismo, la ostentata serenità cantando con la quale andavano al martirio nel circo. Lui diceva non si fa così, andare al martirio è una cosa seria, <ride> non si può fare così. Riteneva che nel rifiuto dei cristiani di obbedire alle leggi rientrasse un certo esibizionismo, una smania di martirio. O qual è l'anima pronta se necessario a sciogliersi subitamente dal corpo, ossia a estinguersi, o a dissolversi, o a sopravvivere? Notate come mette le tre possibilità post che riguardano ognuno di noi dopo la morte, cioè a sciogliersi dal corpo, ossia a estinguersi, fine, dissolversi, sopravvivere, l'anima eterna. Ma questa attitudine derivi dal tuo proprio giudizio, non sia l'effetto di una mera opposizione come quella dei cristiani, sia meditata e dignitosa e convincente per gli altri, non teatrale. Capito? Lui, lui dice: Lo stoicismo insegna a sopportare con fermezza il dolore e anche ad affrontare la morte, non però a cercarla. Era uno. C'è un altro episodio che, che cito qua. Il proconsole d'Asia Arrio Antonino, che doveva giudicare alcuni cristiani, vide con sgomento che oltre agli imputati, diciamo, che aveva lì in aula, si era radunata una gran folla di cristiani davanti alla basilica, alla corte, che volevano tutti essere portati al martirio. E Arri Antonino si arrabbia e dice, si limitò a ordinare l'esecuzione di alcuni di loro e fece scacciare gli altri con dure parole. Andate via miserabili, se tenete tanto a morire. Ci sono i precipizi, ci sono le corde, impiccatevi. Era, si era irritato com, alla maniera di un proconsole per quella smania. Ma vi voglio. No, aspettate. No, vi devo leggere una cosa bellissima. Abbiamo ancora dieci minuti? O no? No, dite la verità, eh. Non dieci minuti, dai, sono dieci meno cinque. No, vi devo leggere una cosa bellissima. Furia e tenerezza 96. Vediamo se lo trovo al volo. Eh? Ecco, lo trovo. C'è un poema che il Dererum Natura di Lucrezio, che è un capolavoro, immortale, un'opera un che mette insieme poesia, scienza, filosofia, dove si tratta di tutto, dall'amore per gli animali ai sogni, all'amore fisico, carnale, agli affetti. E allora c'è una descrizione in un capitolo di che cosa è l'amore se l'amore sensuale, il trasporto, la ferocia del, del trasporto sensuale. Non ci dimentichiamo mai che nel mito greco l'amore nasce da una ferita, da un, da, una, da un dardo scagliato che apre una ferita. Dunque nasce in modo cruento ed è vero, le pene d'amore. Sono una co possono essere una cosa addirittura crudele. E allora lui dice, il raffigura la brama d'amore come una furia selvaggia, una sete che non sarà mai estinta, poiché nulla è possibile strappare né si può penetrare, fondersi con tutto il corpo nel corpo dell'altro. Premono stretta la creatura che desiderano, infliggono dolore al suo corpo e spesso le mordono a sangue le tenere labbra, la inchiodano coi baci poiché il piacere non è puro e vi sono oscuri impulsi che spingono a straziare l'oggetto, qualunque sia, da cui sorgono i germi di quella furia. Amore è l'unica cosa nella quale più è grande il possesso più il cuore arde d'un desiderio feroce. Freud doveva venire otto secoli dopo. No, sono cose vertiginose, vi rendete conto? Odio e tamo. Però, e però alla fine, dopo aver raccontato in un intero capitolo, che cosa sono le furie d'amore, l'empito, la brama. Alla fine dice si concede la tregua di un amore finalmente placato, virgolette, a volte è proprio una donna di modesta bellezza che con il suo agire onesto, l'equilibrio dei modi, la nitida eleganza della persona rende consueta la gioia di una vita in comune. Con l'andare del tempo la familiarità suscita l'amore. Lui in, in, in Bravi, fate bene ad applaudire perché sono cose che vanno applaudite. A Lucrezio in, in, in latino dice Quod superest consuetudo concinnat amorem che è una formula che una volta una signora mi, dopo aver letto il libro dice sa che quella formula io l'ho attaccata dietro la porta di casa la porta di casa consuetudo concinnat amorem la consuetudo può anche favorire i piatti in testa però <ride> può anche questo è bellissimo consuetudo concinnat amorem mi piace molto perché, lo, perché pensate, questo sto sempre, so, so sempre nei tempi: eh? pensate eh, Catullo, che amava questa. Catullo, tra l'altro, stava qui a Verona, poco distante da qua. Insomma, era un vostro cittadino conterraneo, eh, cor, corregionale. Amava questa donna di molto 15-20 anni più grande di lui: era un ragazzo, è morto a 22 anni. Catullo, una cosa molto precoce: poeta, poeta ragazzo, poeta bambino. E, e, questa lesbia, invece, era una donna navigata, moglie del console romano, quindi di alta nobiltà. Mh, eh, mh, disinvolta, uso di mondo parecchi amanti Catullo eh, gemeva le sue ginocchia lei un po' gli, gli dava retta un po' no e lui spativa come un cane povero ragazzo e a un certo punto descrive questi versi magnifici che molti di voi conosceranno odi et amo quare id faciam fortasse requiris nescio sed fieri sensio e scrucio, ti odio e ti amo. Forse ti chiedi come sia possibile, non lo so. Sento solo che è così e mi, mi tormento. Odio e t'amo. Vi rendete conto, odio e t'amo? Anche qua, Sigmund stava ancora in mente dei, e quello già scriveva: Odio e t'amo. Chiudo perché sennò poi vi annoiate leggendovi una novelletta di Ovidio, perché c'è anche molta buona letteratura di grande livello. Ecco. Dunque, Ovidio, che come sapete poi è esagerato, è stato mandato in esilio sul Mar Nero, roba da morire di pizzichi. E Scrive nella sua raccolta Amores, Amori, questa novelletta, di cui adesso vi leggo il finale, un, un, un gioiello. Era l'ora della, della, della calura, mi gettai sul letto per riposare un po'. La finestra era aperta solo in parte, intorno c'era una penombra che ricordava quella dei boschi o del crepuscolo, quando il sole tramonta, oppure dell'altro crepuscolo, quello che precede il mattino, quando la notte è lontana ma non è ancora spuntato il giorno. E la luce migliore per le fanciulle pudiche che vi trovano riparo al loro timido riservo. Corinna mi viene incontro appena velata da una tunica già slacciata. I capelli sciolti le coprono il candido collo. Le strappai la tunica. Trasparente com'era non dava un gran fastidio, però mi resistette quasi, volesse conservare almeno quella fragile difesa, ma poiché lottava come chi non ha alcun desiderio di vincere, vinsi. Senza troppa fatica, <ride> con la sua, no, ma rendete conto, la prosa, la prosa, io l'ho tradotta in un italiano così, ma letta in latino è molto più bella. Ma poiché lottava chi non ha alcun desiderio di vincere, vinsi senza troppa fatica, con la sua stessa complicità, la ebbi davanti nuda senza poter scorgere il minimo difetto nel suo corpo, che spalle, che braccia vidi e toccai, come sembrava fatta per le carezze la bellezza del seno, come era liscio il ventre, grandi e belli i fianchi, giovanili le cosce. Ma perché indugio in questi particolari? Non vidi nulla che non fosse perfetto e la strinsi nuda contro il mio corpo, e qui, lui si ferma, trovata di narratore da novella galante settecentesca, lui qui si ferma e fa una domanda a chi legge, c'etera, quis nescit. chi ignora quello che seguì? E si ferma, ma vi rendete conto, la malizia, di quella reticenza, di quella domanda, eccetera, le altre cose ciò che seguì. Quis nescit chi è che non le sa? Grazie. Forse eh? vi siete annoiati no impiccatevi <ride> vi dico un'altra cosa no perché c'è è eh, una una o no, messalina visto che ci siamo messi sul piano erotico <ride> dunque no su messalina ovviamente guardate troverete qui perché ci sono dei capitoli descrivendo de, de i differenze, una delle differenze sostanziali tra la, la civiltà classica e quella cristiana è proprio il, il tema amoroso e sensuale. Quando arrivano i cristiani tutto quello sparisce, sparisce proprio di colpo. Si arriverà poi col tempo addirittura alla censura, alle punizioni, ai roghi, eccetera, ma di tanto sparisce. Allora, dicevo invece nell'epoca classica eh, la libertà di descrizione è massima e eh, ci sono delle giovenale, grande satirico, nella famosa sesta satira che è tutta dedicata a questi temi, racconta tra l'altro... La, la storia di Messalina, che era la moglie di Claudio, povero imperatore, poverello, proprio una figura patetica che poi viene avvelenato a tavola. E perché racconta Giovenale che Messalina, appena si rende conto che l'imperatore, suo marito, si è addormentato, mette una parrucca, si copre con un mantello, cala sul viso un cappuccio e accompagnata da un'ancella. Si trasferisce dal suo talamo nei palazzi imperiali in un sordido bordello. Lì, e cito: Qui si offriva ignuda, coi capezzoli dorati, blanda riceveva chi entrasse da lei, chiedeva il suo prezzo. Poi quando il Lenone rimandava le ragazze, anch'essa allora partiva ma triste, lasciando il più tardi possibile la sua stanza ancora tutta bruciante per il proito dell'utero teso e ritornava alla sua casa stancata di tanti ma non ancora sazia. Nell'originale latino che dovete sentire è aduc ardens rigide tentigine vulve et lassata viris nectum saziata recessit. Con le guance sozze, annerita dal fumo delle lucerne, portava il lezzo del postribolo fin nel letto imperiale. È un'invettiva terribile che intendiamoci Messalina ne avrà fatte di cotte e di crude, però c'è sempre nella condanna della figlia di Claudia, eh, nella condanna delle donne in qualche modo irregolari, c'è sempre la vergogna sessuale, c'è sempre la condanna per, per l'irregolarità sessuale. il che se ci pensate è una cosa che per certi aspetti ci portiamo dietro anche oggi. Quando devi calunniare una donna l'attacchi sulla sessualità. Quando devi calunniare un uomo lo attacchi sull'onestà. Faccio per dire, ma le donne anche oggi come allora è, e questo anche da questo un certo insegnamento lo possiamo trarre. Basta se no facciamo notte. Grazie. Corrado Augas alla Fiera delle Parole 2022